Allora, Massimiliano Busillato, non abbiamo potuto farti i complimenti nelle dopo partita, te li facciamo oggi. Tre punti per la Ternana, quindi un gol dal significato particolare. Sì, molto importante, soprattutto per la squadra, perché ci ha tolto della zona un po' calda. E niente, sono contento per me e poi soprattutto per la squadra. Senti, un gol su quale hai creduto, nel senso, hai visto questo pallone che è stato messo in mezzo e poi? E poi è andata bene, perché tante volte ho sbagliato e questa volta è entrata, quindi un po' fortunato, però dai, ci ho creduto, quindi... Vabbè, fortunato perché, vuol dire, addirittura fatto con il tuo piede, che non è quello... Appunto per quello, fortunato. Vabbè, ne è venuto fuori però una bella conclusione. Sì, un buon tiro, angolato e... Portiere, penso non l'abbia neanche visto perché c'aveva un po' di uomini davanti, quindi ha fatto fatica a prenderlo, diciamo. Tra l'altro, su quella palla che veniva incontro con i difensori che cercavano di pressare e quindi di ostruirti lo specchio, hai preso l'unica decisione che si poteva prendere, quella di calciare col sinistro, che però è una scelta coraggiosa per un destro naturale. Sì, ci ho pensato in una frazione di secondo, volevo portarmela sul destro, però ho pensato che avrei fatto la scelta sbagliata, dato che mi avrebbero chiuso sicuramente. Ci ho provato, è andata bene, per fortuna. Siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Quel tiro scaturisce da un'azione prolungata della Ternana che è durata 90 secondi dal rinvio di Mazzoni, si è sviluppata sulla destra, poi si era persa palla, poi l'ha riconquistata Belloni, poi giro palla, Jans l'ha data a Furlan, il cross di Furlan, la ribattuta della difesa, forse un fallo di mani e poi il tuo gol. Sì, è stata un'azione un po' travagliata, però è andata bene, nel senso me la sono trovata là per caso, pensavo facesse gol Belloni in realtà. E poi era rigore, e secondo me era rigore nettissimo, non l'ha dato meglio così ho fatto con l'Io. Certo, quantomeno insomma sei andato in gol anche quest'anno, perché poi io ricordo in una trasmissione a Notte Gol in cui dicevi non è che io ho fatto tanti gol in carriera, però noi ti abbiamo un po' smentito facendoti vedere dei gol, tra le altre cose tutti belli. Sì, ho fatto 7 gol con questo in carriera e... Sì, ne ho fatti parecchi belli. Sarà. E non è il primo di sinistro, se non sbaglio. Ce n'è un altro, no, ne ho fatto un altro, sì. A Grosseto, se non sbaglio. E sì, ne ho fatti parecchi di belli. Quelli facili, naturalmente, sono più difficili per me. Senti, sei entrato anche nell'altra azione importante della Ternana. Sullo 0-0, 10 minuti prima, hai dato una bella palla nel cuore dell'area a Ceraulo, che è stato bravo nell'anticipare l'avversario, poi ha calciato sull'esterno della rete. Sì, Fabio lo puoi servire anche in malo modo perché si arrangia lui, ci ha fatto notare che si arrangia lui a far gol, quindi io non sono un assist man come si dice, però Fabio è più facile servirlo perché lui si arrangia veramente in tutto. Senti, 3 punti importanti dopo una partita molto, diciamo, forse tattica, non bella sicuramente, ma adesso, ora come ora, contano sicuramente i punti. Quale difficoltà hai incontrato con il Pescara? Ma loro penso che esprimino il gioco più bello della Serie B, hanno un possesso palla stupendo, anche a, cioè penso sia bello da vedere da fuori con gli occhi dei tifosi, però noi abbiamo cercato di mantenere le posizioni, mantenere le zone con densità e ce l'abbiamo fatta. Il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, nonostante abbiamo tirato in porta solo nell'occasione delle parate di Mazzoni, però ci ha messo in difficoltà. Anche perché noi ci stancavamo spesso, cioè ci stancavamo facilmente andandoli a pressare, poi quando avevamo la palla eravamo meno lucidi. E secondo tempo loro sono evidentemente calati fisicamente, noi stavamo meglio, siamo riusciti a giocare di più, a fare qualche azione più importante. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa, che era fondamentale penso in questa parte della stagione. Hai toccato un tema che ci è sembrato cruciale nella lettura tattica della partita, in realtà soprattutto in riferimento al primo tempo. Loro hanno 3 centrocampisti bravi nel palleggio e quindi protagonisti di un giro palla preciso e veloce, e voi centrocampisti della Ternana dovevate andarli a pressare e correvate molto per tamponare questo giro palla. Forse questo vi è costato un po' di stanchezza e quindi di lucidità poi quando eravate in possesso del pallone. Sì, non è per niente facile, soprattutto per giocatori come di quantità, diciamo, come me e Manu, quando spendiamo tanto in fase difensiva puoi essere lucidi. Normale, ci sta, no? Durante le partite ci sta avere cali fisici magari in varie parti del primo tempo, del secondo. Noi avevamo una condizione fisica secondo me
molto migliore rispetto a tante squadre, e lo dimostriamo nei secondi tempi. Senti, guardiamo avanti, la settimana ci propone come avversario della Ternana la Virtus Entella. Diciamo non è dei migliori clienti in questo periodo la squadra di Aglietti. No, sicuramente no, anche perché penso vogliano provare a fare qualcosa in più visto la posizione in classifica. Davanti sono molto competitivi per la categoria, e il resto è una squadra molto compatta, c'è un giocatore di categoria che ha tanti anni che fanno la B, quindi sarà una partita difficile, però insomma abbiamo dimostrato di potercela giocare sia con l'Avellino che il Pescara, e che sono due corazzate secondo me, e vediamo, noi andiamo la testa alta sapendo che le nostre carte ce le possiamo giocare, e vediamo come va la partita. Del resto la prova esterna di Avellino, no, potrebbe avervi dato quella giusta consapevolezza nei vostri mezzi in trasferta. Ma noi la consapevolezza dei nostri mezzi l'abbiamo sempre avuta, abbiamo faticato spesso e volentieri ad avere continuità dei risultati, l'abbiamo detto 6 mesi fa, lo ripetiamo ad oggi, purtroppo è così, però penso che l'importante è essersi tirati fuori dopo il momento negativo delle 3 sconfitte, essersi un attimo tirati fuori, adesso non bisogna assolutamente mollare perché sarebbe deleterio per noi e per l'ambiente insomma. Per la terza volta consecutiva Avellino, Pescara, Virtus Entella affrontato una squadra che gioca col 4-3-1-2. Questo da un lato potrebbe avvantaggiarvi sul piano tattico, dall'altro però è anche vero che per le caratteristiche dei centrocampisti e dei rifinitori avversari il modulo che adotta Aglietti è diverso da quello che adottava Tesserra d'Avellino e anche diverso da quello di Oddo nel Pescara. Sono moduli simili ma con interpretazioni differenti. Esatto. Sono d'accordo con te, i giocatori fanno una differenza nell'interpretazione del modulo. Sono una squadra più veloce rispetto al Pescara. Il Pescara è più un Barcellona, diciamo, muove tanto la palla, 1-2 scambi rapidi vicini, loro puntano la porta, in 3 passaggi vanno in porta, verticalizzano tanto, hanno giocatori importanti avanti di Carmine, Caputo, che attaccano benissimo la profondità. E niente, stiamo preparando bene e speriamo di essere pronti per sabato. Il sintetico potrebbe essere invece un problema in più? Non lo so, perché è molto diverso da quello nostro. Sicuramente ci vorranno un po' di tempo per adattarsi. Speriamo che già nel riscaldamento capiamo subito come rimbalza la palla, ma non penso sia un problema. Abbiamo giocato anche in altri sintetici a Novara, minimamente non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Quindi non mi fa paura, diciamo. Senti, aver raggiunto quota 43 che significa? Ma significa aver fatto un grosso passo avanti. Siamo vicini alla salvezza, che è importantissimo raggiungerla. Poi vediamo cosa viene dopo, però bisogna ancora raggiungere la salvezza, sia chiaro, non siamo salvi. Mancano ancora, secondo me, 6 punti bisogna assolutamente fare. Se li facciamo il prima possibile, poi si può pensare a qualcos'altro. Senti, il futuro di Busellato, cioè, hai già pensato, hai avuto contatti con la società o che altro? Non lo so, no, sinceramente in questo periodo non mi interessa, perché sono concentrato a finire bene la stagione, perché 9 partite sono tantissime, è una parte importante della stagione, è un quarto della stagione, e quindi per adesso non ci penso, poi sta la società, sta il mio procuratore a gestire questo aspetto. Grazie. Niente.